Presso la sala conferenze di Toscano Collezione a Grosseto, Marco Vichi e Leonardo Gori, i padri del commissario Bordelli e del colonnello Arcieri, hanno presentato i loro ultimi volumi, Non tutto è perduto e quella vecchia storia. A dialogare con loro Carlo Legaluppi, mentre Fabrizio Bonifazzi e Laura Sbrana Adorni hanno letto alcuni brani tratti dai due volumi. È proprio una vecchia storia, è il nucleo intorno a cui gira la vicenda, è un passato che torna e prende per i piedi i personaggi, tutti i personaggi, e li condiziona, o almeno pretende di condizionarli. E quindi il tema del romanzo è quello di sopravvivere a dispetto del passato. La vita deve vincere, e questo è cucito intorno a una vicenda noir con un mistero da risolvere, perché quello ci deve sempre essere. Ogni critica, ogni cosa, ogni input che ci porterebbe a riscrivere il libro precedente poi viene comunque utilizzato per quello successivo. L'ultimo romanzo vede il commissario protagonista di una serie il giorno della pensione, che va verso casa, verso una nuova vita, e vivrà una piccola odissea. Tutte e due, sia io che Leonardo Gori, cerchiamo di scrivere romanzi indipendenti. I nostri personaggi, il commissario Bordelli, il colonnello Bruno Arcieri, si intrecciano dentro i nostri romanzi. È un gioco che ci concediamo molto volentieri e ci divertiamo.